Ad auto e moto d'epoca torna il polo storico Lamborghini, questo reparto della Casa del Toro che si occupa dei restauri, delle certificazioni. Quindi le Lamborghini più belle del mondo transitano per la Motor Valley, ovviamente al polo storico Lamborghini, come questi due esemplari che vengono portati alla Fiera di Bologna, questa Miura S e questa Diablo 30° anniversario. Questi sono l'esempio di quello che polo storico Lamborghini sta facendo in questo momento. Chiaramente Miura S, sapete la Miura prima supercar di serie presentata nel 1966, questa è la versione più performante, quella che verrà potenziata e arriverà a 370 cavalli, Miura S che continua a essere la supercar dei sogni e che è arrivata al polo storico dalle mani di un collezionista Lamborghini che ha scoperto che nel tempo questa vettura non era stata restaurata come avrebbe dovuto essere e quindi adesso vedete la prima fase, ovviamente i primi interventi sono stati nella parte della carrozzeria e del telaio, ma adesso arriverà la fase successiva di verniciatura e poi tutte le operazioni che riguardano la meccanica. E dalla Miura S, dalla fine degli anni 60, passiamo ad un'altra icona della Casa del Toro e questa Diablo 30° anniversario. Tra l'altro con questo colore viola 30°, che è il viola caratteristico con cui questa vettura che celebrava il 30° anniversario della Casa del Toro nel 1993 è uscita dalla fabbrica, bene, anche in questo caso un collezionista americano che l'ha tenuta così com'era, quindi perfettamente conservata, come è la tendenza di questo momento. Anche al concorso d'eleganza di Pebble Beach ha vinto una vettura conservata, non restaurata. Ecco, quindi questa Diablo 30° anniversario è arrivata al polo storico Lamborghini per essere mantenuta così, quindi affinata in quelle che chiaramente erano le caratteristiche dell'epoca, ma mantenuta, dicevamo, con tutte le sue caratteristiche originali. Tra l'altro questa vettura era stata prodotta in solamente 150 esemplari, quindi una vettura importantissima che è giusto che venga tenuta in questo modo, alleggerita rispetto alla Diablo iniziale, con questo alettone estraibile che sicuramente la rendeva ancora più cattiva e grintosa nel pieno stile della Casa del Toro. Ed ecco come è arrivata proprio nelle mani degli esperti del polo storico Lamborghini. Alessandro Farmeschi è direttore after sales Lamborghini. Abbiamo detto questa Miura S, adesso siamo nella fase di lastatura e verniciatura del telaio e poi arriveranno le fasi successive al polo storico Lamborghini. Ma qual è stato in questi anni il restauro più difficile? Cos'è più difficile da riportare com'era per una vettura del Toro? Ogni restauro è un progetto a sé stesso. Direi che l'attività più complessa che abbiamo fatto in realtà è stata la riproduzione, ricostruire il primo prototipo della Countach, che l'abbiamo poi presentato nel 2021 e che è nato da zero, praticamente un prototipo che è stato prodotto all'epoca, che è andato distrutto, e abbiamo fatto una grandissima ricerca storica, nonché circa 25.000 ore di lavoro per ricrearlo e rimetterlo in strada com'era. Ecco, un restauro di questo tipo, vabbè, qui abbiamo detto è un conservativo perché il proprietario di questo Diablo 30° anniversario ha voluto mantenerla così com'era. Certo. Ma un restauro mediamente quanto tempo necessita? I restauri in genere variano dai 18 ai 24 mesi, ovviamente anche dipende dalla condizione in cui si trova la vettura, però questi sono abbastanza tempi standard.